Qualche anno fa il cambio dell'olio era un'operazione lunga, laboriosa, poco rispettosa delle problematiche ambientali. L'officina inoltre doveva disporre di precise attrezzature tecniche. E non mancavano poi piccoli e spiacevoli inconvenienti. Spesso il cliente era costretto a lunghe attese e perdite di tempo per poter effettuare il cambio e a volte vi rinunciava. Chi poi tentava il fai da te non si curava affatto dello smaltimento dell'olio esausto, che spesso finiva nel tombino. Oggi tutto questo è destinato a rimanere solo uno sgradevole ricordo. Gli aspiratori d'olio RASM sono la risposta più efficace ai problemi di un tempo. Vediamone i vantaggi. 1. Per usare Aspiroil non servono ponti sollevatori o fosse. 2. Aspiroil è pratico, facilmente trasportabile e non deve essere collegato a nessuna fonte di energia. 3. Semplicissimo da usare. Tutte le azioni si compiono attraverso il foro della stina del motore. Basta con le noiose e scomode rimozioni del tappo. 4. Aspiroil è veloce. In pochi minuti si collega e si esegue l'aspirazione. 5. L'aspirazione viene fatta mentre l'olio è caldo e questo impedisce il deposito di fanghiglia e particelle solide. In questo modo il motore rimane più pulito e dura di più. 6. Non ci si scotta o ci si sporca durante l'operazione, perché non vi è mai contatto con l'olio. 7. L'indicatore di livello o la precamera trasparente consentono un controllo immediato della quantità e qualità dell'olio stoccato. 8. Aspiroil è veloce ed è sufficiente un'unica depressurizzazione per poter effettuare più cambi d'olio. Aspiroil rispetta l'ambiente ed è in sintonia con le più avanzate esigenze ecologiche. Il recupero è rapido, pratico e pulito, perfettamente in linea con le vigenti norme sul recupero degli oli esausti. E chi non ha tempo da perdere può approfittare di una sosta al distributore per effettuare un perfetto cambio d'olio. Aspiroil RASM. Economico, pratico, rapido ed ecologico. Ma cos'è che rende Aspiroil unico? La sua totale indipendenza da ogni forma di energia. Infatti, a differenza di un normale aspiratore, Aspiroil non è dotato di motori o apparati che necessitano di un collegamento continuo a fonti di energia elettrica o pneumatica. Questo gli conferisce enormi vantaggi nei costi di gestione, nella praticità d'utilizzo e nella sicurezza degli operatori. Il suo funzionamento sfrutta un principio fisico semplice e infallibile, il principio Venturi. Dell'aria ad alta pressione viene insufflata nell'apparecchio. Il getto d'aria, acquistando velocità in presenza di una strozzatura, crea dei vortici e in questo modo aspira e trascina con sé anche l'aria che si trova all'interno dell'aspiroil, creando il vuoto completo.
È importante sottolineare che il potere aspirante ottenuto con questa tecnica è altrettanto efficace di quello ottenuto da una qualsiasi pompa elettrica o pneumatica. Vediamo ora le operazioni da seguire per la sua concreta messa in funzione. Le operazioni che illustreremo di seguito sono indispensabili per effettuare la depressurizzazione, condizione necessaria per consentire all'apparecchio di aspirare l'olio. Chiudere il rubinetto di scarico. Chiudere il rubinetto che si trova sul tubo di aspirazione. Questo rubinetto viene aperto solo in fase di aspirazione. Chiudere il rubinetto per lo svuotamento pneumatico. Aprire totalmente la valvola di collegamento tra precamera e serbatoio, ruotandola in senso antiorario. Con queste operazioni abbiamo ottenuto la chiusura di tutti i rubinetti dell'Aspiroil e possiamo quindi procedere alla depressurizzazione, cioè a togliere l'aria all'interno dell'apparecchio, creando così il vuoto per mezzo del principio Venturi. A questo punto si collega l'impianto per l'aria compressa all'apposito raccordo. L'aria ad alta pressione passa nel gruppo depressore ed esce dall'ugello Venturi munito di silenziatore. Questa fuoriuscita d'aria provoca un leggero soffio, ma questo non deve destare preoccupazione perché non identifica una perdita o un difetto di funzionamento, ma una conseguenza della tecnica del principio Venturi. La fuoriuscita d'aria sia solo per il tempo nel quale il gruppo è collegato all'aria compressa necessaria a depressurizzare Aspiroil, e cioè circa 2-3 minuti. Il completamento dell'operazione viene segnalata dall'indice del vuotometro quando entra nel campo rosso. Si può quindi staccare l'aria compressa. Ora Aspiroil è indipendente e pronto per l'aspirazione. L'aspirazione avviene correttamente e velocemente solo se l'olio è caldo, a 70-80 gradi, cioè a motore appena spento. Per prima cosa togliere la stina a livello olio e nello stesso foro inserire la sonda con il diametro più grande possibile, scegliendo fra la gamma offerta dalla dotazione Aspiroil. Innestare poi il raccordo del tubo di aspirazione nella sonda inserita nel motore. A questo punto si apre il rubinetto e l'olio comincia rapidamente ad essere aspirato. L'operazione, grazie alla precamera trasparente, è immediatamente verificabile, così come potrà essere controllata la quantità e la qualità dell'olio estratto. Non appena l'olio è stato aspirato, chiudere il rubinetto per evitare che l'apparecchio perda il suo potere aspirante. Il travaso dell'olio dalla precamera al serbatoio si effettua premendo a fondo la valvola che si trova nella parte superiore della precamera. L'olio viene così rapidamente risucchiato all'interno del serbatoio e contemporaneamente la precamera torna ad essere depressurizzata. È importante effettuare il travaso dalla precamera al serbatoio mentre l'olio è ancora caldo. Questo accorgimento permette un deflusso completo dell'olio, ancora fluido, e lascia la precamera più pulita. Lo svuotamento del serbatoio si ottiene immettendo aria, cioè pressurizzandolo. Si procede all'ancoraggio del tubo di scarico al contenitore di stoccaggio dell'olio esausto. Si chiude quindi la valvola posta sopra la precamera. A questo punto si apre il rubinetto posto alla base del serbatoio e si collega l'aria compressa al raccordo con attacco rapido utilizzando una pistola per il gonfiaggio pneumatici. Si apre l'aria ad una pressione di 0,5 bar fino al completo svuotamento del serbatoio. L'aria così immessa spinge l'olio facendolo uscire con rapidità e fino all'ultima goccia. Settori di utilizzo. Il grande vantaggio di Aspiroil è la sua flessibilità d'uso.
Questo gli consente di essere impiegato praticamente ovunque. Non solo in auto, officina o nelle aree di servizio, ma anche in altri settori. Edilizio. Industria. Nell'agricoltura e ovunque vi siano motori. Aspiroil RASM. Economico, pratico, rapido ed ecologico.